Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi torniamo per la nostra serie alla scoperta della Sicilia. Quest'oggi, più nello specifico, facciamo un piccolo motovlog in cui passeremo da delle statali estremamente panoramiche, quindi fate attenzione perché ne vedrete delle belle, per poi arrivare a Castellammare del Golfo, in cui ovviamente ci fermeremo prima per qualche cassa della cauda, specialità tipica di Castellammare, e poi andremo a visitare il porticciolo turistico. E chiaramente il belvedere di Castellammare, dove avremo una vista davvero fantastica. Ma prima di iniziare, ragazzi, ci siamo resi conto che circa il 60% di voi visualizza i nostri video, però non si iscrivono. Vi ricordo che è totalmente gratuito, basta un clic sul tasto iscriviti, e chiaramente così facendo avete la possibilità di ricevere tutte le nostre notifiche per non perdervi mai i nostri video e continuare quindi a vedere tutte queste bellezze che vi portiamo sul canale. Perché vi piacciono questi video, ditelo, ok? Detto questo, ragazzi, ci immergiamo nel video. Sigla e si parte. Allora, sono circa le 9:30 del mattino. Dove stiamo andando? Tu che fai scappi? Dove Non lo stiamo so, in tanti andando? posti. Stiamo andando in tanti posti, quindi stay tuned, così c'è. Vabbè, state sintonizzati che ci vediamo tra poco. Ok, dovremmo essere in ripresa, credo. Qua ci sono Francesco e Laura. Ok, possiamo andare? Ok, ragazzi, siamo arrivati nella parte più carina. Oddio, in realtà non è la parte più carina, però questa è una delle parti carine. Ci abbiamo Francesco sul telefono, quindi se parlo in modo strano sappiate. Guardate, ragazzi, dove. Cioè, ma che strade belle sono! Mamma mia, che bellezza! Guardala! Favolosa, ci prendiamo pure una bella curva. Guarda che figata, guarda che figata. Dove ci fermiamo? Ah, mamma mia, che bello, ragazzi. Ammirate la bellezza. L'abbiamo fatta? L'abbiamo fatta o non ce l'abbiamo fatta? Dai, era le cassate aperte. Cassate aperte. Ok, ragazzi, siamo al porticciolo di Castellammare del Golfo, ma poi c'è un sole, raga, esposizione purtroppo della luce terribile, però vabbè. Mamma mia, che bellezza! C'è pure Noemi, Francesco. Laura non c'è, è andata via. Allora, siamo arrivati praticamente a vedere questa parte bellissima dove c'è però Francesco, che cosa fai? Tagli tutti? Sto attaccando Sta tutti, sì. taggando tutti. Io sono un influencer, non lo sapete, francipe.22. Ok, seguitelo su Instagram, mi raccomando. Ragazzi, ma guardate che spettacolo, tutta la cala di Castellammare del Golfo, con Noemi messa lì davanti, chiaramente che fa foto. Sì, siamo arrivati qui al belvedere di Castellammare del Golfo. Veramente, veramente fantastico. Cioè, che fa? Ve ne volevate privare, no? Ok, tutto molto bello, starete pensando, fighissimo le strade, Castellammare, ma che ci fai tu qui così presto? È già finito il video? Cioè, ti vai a fare un'uscita in moto e vai a vedere mezzo posto? Eh no, ragazzi, in realtà la verità è che ho deciso di fare questo video leggermente più corto perché, non lo so,
penso che possa essere meglio proprio per, diciamo, mantenere attiva la vostra attenzione. Quindi, se non volete perdervi la seconda parte di questo tour, perché ci tengo a sottolinearlo, abbiamo visto tantissimi posti differenti e davvero, davvero spettacolari. Quindi, se vi è piaciuta questa parte, fidatevi, restate sintonizzati perché la prossima sarà davvero mozzafiato. Quindi, detto questo, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un commento, un like, iscrivetevi al canale e restate sintonizzati proprio per vedere tutte le altre parti in cui andremo a vedere posti veramente fantastici. Ci becchiamo alla prossima.